Bella amici e amiche, Stray Blade, altro episodio del nostro viaggio, lungo viaggio, Marco Drums Games insieme a voi, la cucina non ha nulla da fare. Se volete vedere il resto del gioco c'è tutto nella descrizione, nei link. Allora qua, bisogna stare attenti a usare il... Ai. Fortunatamente loro non usano il... Orca, quando mi chiudono dentro mi fa arrabbiare il gioco. Là. Allora, cuore di bacca, ne prendiamo uno. Allora, cuore di bacca è... Allora, barre di ferro, queste cose qua servono per la cucina, per creare le armi. Cuor di bacca e il resto è per la vita. Allora, andiamo a vedere dove dobbiamo andare. Di là. Cioè. Non c'è più nessuno. Se non ricordo male c'era un cattivone sopra che io l'avevo già ucciso, però poi sono morto e poi mi sembra che è ritornato su, però andiamo a vedere. Che è un po' difficile perché è in una posizione un po'... Eccolo là. Questo tutto col veloce, perché sennò crepiamo. So I live another day. Barra di ferro, cinghia. Allora, non è che abbiamo proprio una gran quantità di energia, eh? Non abbiamo più nessun cuore di bacca. Possiamo far nulla. Ah, per fortuna c'è qua. Ok, dobbiamo andare lì, però c'è lui. Sentiamo cosa ha da dirci. What is it like? Having seen so many places? It is an indescribable experience. With every new place I saw, it was like I was discovering a new part of me as well. But I was never satisfied in the end. So I packed my things and wandered again. It was exciting, knowing that no matter how much I saw, there was still something new waiting for me. When you talk about it like that, it makes leaving Akria sound exciting. Maybe you should, when Ere is back. What an idea! Do you think a talking wolf would be welcome out there? Someone who was called a monster. Even by a world traveler like you. I... Just joking. You think I still worry about that? It is only natural to fear what you don't know. I will stay with Eri, my teacher and savior. Since Akria is my home, the place I love more than anything, everything will be as it should. Okapa. La discesa. Questo qui sono i checkpoint, dove si riprende se si muore da qui e si può fare il salvataggio. L'unica cosa. Allora, Marco, però è rosso, lo sai che fanno così. Allora, l'attacco pesante non si può quasi mai fare.
dai. Quanto vai in fondo? Raga. No, allora l'attacco pesante è impossibile. Non si può mai fare. Per fare l'attacco pesante bisogna proprio... Sono stato un po'... Potevo farmeli tranquillamente senza queste problematiche. Allora, le porte si aprono da una parte sola, quindi di qua non lo posso, ma brillo, se no lui gli diceva. Poi che ti apro la porta. Sì, grazie. Bello che quando fa l'attacco pesante è anche lento, lenta proprio a spostarsi, eh? E vai. E non mi ha dato spa di vacca. Io ne ho una però, sì, effettivamente ne ho una. Dai, sei serio. Proprio così, no? Ah, quando schivate o parate vi ridà un po' di energia. Anche se saltella. Che si saltella. Adesso glielo ho fatto pesante, però vedete quanto tempo ci mette a rientrare, eh? A volte io vado indietro, un bel aumento di livello, ci sta. A volte io vado indietro e invece dovrei andare sul fianco, in laterale. Allora, questo è l'inventario, quindi tutte le armi che abbiamo a disposizione. Dovrei far salire questa. Allora, se io cambio arma e ci metto questa, perché poi i progetti sono queste, le abilità. Questo gioco, ragazzi, ce li ha soltanto... Allora, ho sbloccato queste che sono del personaggio. Dopo, le abilità si hanno con l'arma solo, esclusivamente, quando si prende il livello. Se non avete tutte e tre l'affinità dell'arma, non troppo fuori. Allora, siamo qui, 3. Perché non mi apprende l'accibuto? Vorrà più di un punto forse. La mappa è G bella grossa. Noi adesso dobbiamo andare qua, eh? E c'è un bel... Le cose non si distruggono. Allora dovrebbe essere di qua, ma non me lo apre. Quindi dobbiamo fare tutto il giro per poi alla fine trovare la porta dall'altra parte, aprirla e allora poi dopo si può. Il gioco è molto bello, per la verità. Ah, armatura col cappuccio. Perfetto. Ci sono un sacco di armature, un sacco di cosa.
È un canalone, però devo dire la verità, ha fatto veramente bene. Non si devo andare di qua, se no crepo. Eccoli. Oh, a bello. Cacchiarola. Oh là là, che schiera che ti... Aspetta. Come è andato? Mi ha parato l'attacco pesante. Allora, l'unica cosa è che quando fa l'animazione c'è un piccolo stacco di caricamento. Avete visto anche voi che c'era un piccolo stacco? Ecco, quello è quello che non succede in Hellblade 2, che quando fa il... quando fa lo stacco per passare alla mossa finale, che è solo visuale, ti dà un piccolo scattino. Non è il top, devo dire la verità. Allora, mi fai aprire di qua e poi c'è la stessa roba andare giù di qua. Non so. C'è qualcosa qua, ma forse per questo qui. C'è una doppia frasca. Ho capito. Oh, a bello. Mamma mia. Dai Marco, però. Attenzione. Hai visto lo scappino? So I live another day. Faccio qualcosa di dietro. No, questo non è. Tutte le volte mi confondo, invece è quello che mi magna. Allora, dobbiamo andare di qua perché mi ha fatto segno. La polvere rossa serve per Chris, per fare le armature, la roba. Però a me sembra un po' strano. Allora, sì, adesso parlo con te. Mi prendo tutte le robe, che poi quando andiamo a creare le armi non abbiamo nulla. Parliamo con il nostro amico. Dai. Allora. Already? Surprising. But this is a good thing. As with the stag, this general should carry part of Uskull's spirit. We will need it to wake him. That's a big bear. But I guess I should be thankful that we don't have to search for him. Do your thing, so I can fight him. Such a diligent student. You are really becoming a master of the ancient... Oi! Shut up, Boji.
Ci curiamo e la prendiamo, forse è meglio. Però perché ce ne sono così tante? Oh, amici e amiche, tanta roba. Vabbè, allora, c'è in giro dei cosi da prendere, però effettivamente io non ho visto sta cosa. Non devo ritirare su. Dai, riproviamoci. Up you go. Allora, le bacche ce le abbiamo. Qui adesso sicuramente bisogna ammazzare il tipo. In teoria. No. Non sono sicuro, amico. Oh, questo è... Oh,
dovrebbe darmi la legnata. Coi tasti. Via Marco, via Marco. Felt drawn to Insium around you? Not quite. It's more like the Mananite is calling to me. Like it's alive. But not every Mananite. Only those that glow. Okay. Well, Mananite in its second state is quite active. Then let's see what you'll be able to do with this calling Mananite. There's definitely enough around here for you to experiment. Colpo di mannite. Puoi attivare L1 quadrato. Oh, che bello. Did you write that down? Porca che legnato. Adesso dobbiamo recuperare anche la mana. The ice has melted and it's become warmer. Oh, I remember. Mananite in its other unstable state gives off heat. Yes, that would indeed explain a lot. I suppose by beating the general, we once again reverted some effect of the shockwave from Eri. That means things will look different again. I'm getting excited just thinking about it. Time to explore. I feel the same. But don't forget we have a mission. We only have to find an entrance to Uskull's arena now. That certainly looked intense. It was amazing.
I can't believe how strong I feel. It's as if I can apply a lot of force by tensing a muscle in the land. You're tensing muscles in stone. Well, at least it'll help us get around all those mountains and cliffs. We saw so many patches of Mananite in the Everforest and the Convergence. I guess we could go there now if we want to. Ragazzi, io non ho nulla però. Raga. Oh, 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 oh. Senza cuor di bacca, ai ai ai, che malotto. Allora, ho anche lo scudotto, dai, bravo. Ok, vado del cavaliere. 25 non mi ha dato nessun cuore di bacca. Sì, è qua. The structure of this building. It feels familiar. Hopefully it's just my imagination. Boji, what is this place? Well, I have to admit that. I have no idea. I heard rumors in the past that Uskull was building something big, but I've never seen the end result. We will see what it is either way. I feel a bit uneasy. Don't you get sick on me, Farron West. Oh, but if you did, I would care for you. Eri taught me how to make an otherworldly tea. Heartberries. Green fern, Iraka claws. Qui credo che il passaggio, vedi, guardate, questo è quello dell'altra parte che era bloccato. Da una parte lo sblocca, dall'altra è l'ultimo. Quindi qua non c'è nulla, devo andare nell'ascensore. Andiamo. Upset, are we? What is it? Seems like we're up on some sort of balcony.
That's not it. Don't you see this? A scratch on an ancient ruin. What's so special about that? Don't you remember what I told you? Eri taught me that Mananite is indestructible. So this scratch, it shouldn't exist. Well, it does. And I'd rather trust my eyes than others' words. Yeah, easy for you to say. Boji, look around you. I was right. We are on a balcony. And not just anyone's, I believe. You told me Uskol liked fighting? Well, apparently he loved it enough to build a damn Colosseum. I already suspected it before. But... A Colosseum? What is that? Outside. This is a place where people fight to the death. Some for glory, and some for their freedom. But most for money. And Uskol definitely wanted to have the best view of it. That sounds like him. But it doesn't explain the scratch. You said he was strong. Well, what if he was strong enough to defy what you knew? What if he didn't give a damn about your rules? He changed himself, right? Became one with Mananite? Still, that shouldn't make this possible. If he could do that, what kind of monster did he become? We will find out. Ok. Allora, facciamo un mega forno. Hear my call, Mananite. These Colosseums, you sounded very upset. If you don't mind, can you tell me more about them? I want to learn what Uskol did here. People visit a Colosseum to watch for fun how desperate humans fight against each other or animals, often to the death. Making entertainment out of bloodshed, I just can't stand the sight of it. Especially if some of those desperate warriors just fight to regain their right of freedom. That sounds horrible! I'm not surprised that Uskol and his followers took a liking to this, but... I wonder how he got the idea. Did you ever fight in one? Sometimes. Whenever I really needed to earn some money. I greatly disliked it, but you don't know how hard it can be to just live out there. I always tried to make it short, painless. But in the end, it doesn't change what I did. So don't get your hopes up, Boji. I am not a good person. In the end, I just closed my eyes to their miseries, like everyone else. If that is what you believe, even so, I won't blame you for what you did. You didn't fight for spectacle, which sadly, probably was the reason Uskol did all this. Do what you want.
is more to find. Get that from here. Ready again to fight. Ghiaccio rosso. Dov'è la mappa? This is definitely, I mean, this should be the elevator to Uskull. But how are we going to open it? Well, I can already tell you how Uskull did it. Don't even think about it. Have you seen that door? No way will I be able to lift it. You're probably right. There is Mananite under there, but... It doesn't feel alive like its other form. I won't be able to do anything with it. Is there a way to change it back? Make it glow? I can't. But you should be able to do it. Wait, why me? You can control Mananite now, while I can't. I will teach you how to channel the flux to make such strong changes. But first, you'll need a lot of flux to be able to do it, and... Well, there isn't enough around here. Is it possible to fill flux into, I don't know, a container or so? Do such things even exist? Yes, they do. And I wouldn't be surprised if Uskull had some, seeing that he would have probably used a lot of flux. Searching an entire region for a flux container. Sounds like we are trying to find the needle in a haystack. Any idea where we could start? Not a safe bet, but I heard Uskull had gigantic mines. Down there, he wouldn't have had a lot of access to the flux, so... So maybe down there we'll find one! Oh, nice thinking, Boji. Let's go and look for those mines. Quindi...
già, vai. In tre sono. E vai. So I live another day. Let's see where this path leads. Ricordo più come si faceva. Let's shake things up. O non mi ricordo più come si faceva o non l'ho mai fatto. How much Akria has changed. I can't help but want to see more of it. Non è che li ammazzi, però li fai cadere. Oh, livello di spada massimo. Spada del cavaliere. Eccolo qua. Vai, esperto. Allora, questa spada mi piace. Out. Harder. Carefully. With feeling. Okay, quench it. Not bad. Not bad at all. Allora. Vediamo se possiamo fare qualche altra arma. Sì che possiamo farla. Ma no, non è armi. Let's go. Ok, allora andiamo un attimo a vedere. Allora, schivata è quella sotto, però la vita è quella sopra, Questo un sacco di armatura, schivata praticamente poco niente. Questa è tanta roba.
Il sesto punto. Questa è la via di mezzo. Vediamo questo. Così, schivata di qua, l'altro un po' meno. Allora, vediamo un secondo, perché qua dovrebbero esserci tutte le armi, tranne queste due qua che non si possono nerfare, non si possono... Ecco questa. Non è male, non è male, perché se non mi faccio prendere come un pollo. Ci sono delle armi che sono veramente belle comunque. Astounding. There is always more to find. Allora, forse è l'unica che riesce a fare l'attacco pesante. Oh, cacchio, non avevo visto che... Stupidone. Pensavo che era una bacca. Le bacche sono. Allora, quindi... Oh, e questo è dove salta fuori? Questo non l'avevo mica visto. Che muore. Con questa qua l'attacco pesante si riesce a fare. Forse perché era qui. Boji, I found something. E qua? Non si può fare nulla? No. Qua forse c'è qualcosa? No. Se può salire la scala. Take this. Mennonite, shake the earth. Oh, non si... Lui niente, eh. Guarda che cattivone. Dove è finito? Oh, questi pezzi sono anche altri. A me stanno un po' sulle scatole, eh. Guarda che roba! No, non ci posso credere. Tirami su, bravo. Grande. Oh. Sì, perché una volta ogni tanto mi può tirare su lui. Grande, grande, grandissimo, grandissimo. Mi ha rianimato, a parte che sto di brutto. Che stiamo quasi arrivando alla fine dell'episodio. Sì, effettivamente stiamo arrivando alla fine dell'episodio. Quindi ci vediamo poi al prossimo. Vediamo se riusciamo ad andare più veloci. Da qua. Perché se riusciamo a trovare qualcosa per salvare, sarebbe fighissimo che la prossima volta... babbo! Shake me up!
tasty. Poi dai. Ok, così ci lasciamo al massimo qui, senza arrivare a un checkpoint. Ma lo sblocco porta. Magari sblocchiamo la porta e c'è subito qua. Se no, mi sa che arriviamo. Esattamente, siamo in questo punto. Wow, tanta roba. Tanta roba, è veramente lungo questo gioco, eh? Quindi vediamo il menu principale e lo continuiamo la prossima volta. Stray Blade, Marco Drums Games, mi raccomando, seguitemi sul mio canale YouTube, anche su Twitch, Instagram, TikTok, X e tutti gli altri social. Ma diciamo, lascio sempre il link in descrizione, eh? In descrizione ogni video qua su YouTube. Però se volete seguirmi su YouTube, voglio arrivare a 1000 iscritti nel più breve tempo possibile per fare cose ancora più fighe. E poi se riprenderò a fare le live costantemente, ci vediamo anche in live. E comunque una live la faccio su Hellblade 2, sulla Twitch. Ciao amici, alla prossima. Ciao.